Finalmente sta arrivando l'estate e se ancora non hai un orologio da portare in vacanza o comunque quando vai a fare una passeggiata al mare da usare in maniera spensierata e quindi un orologio economico, in questo video ti proponiamo ben 7 orologi. Ciao a tutti amici, benvenuti sul nostro canale WoWatch, io sono Christian e finalmente un video dei top. È veramente un po' che non facevamo i top e ne avevo proprio voglia di farne uno. E con la scusa che si avvicina l'estate, ne abbiamo, a dire la verità, preparati due. Questo è il primo che, come avete letto nel titolo, parliamo di 7 orologi diver o comunque con 200 metri di impermeabilità sotto i 180 euro. E il prossimo video è molto interessante, però non vi dico nient'altro. Quello che posso dirvi è che se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi e attivare la campana per ricevere tutte le notifiche, oltre a seguirci anche sul nostro canale Instagram, dove tutti i giorni mettiamo delle foto. Quindi niente, vi lascio la visione del video e ci rivediamo per le conclusioni. Iniziamo con l'orologio più economico e non poteva essere altro che un Casio con il modello MTD 1053D, un orologio da portare al mare con spensieratezza grazie a un prezzo sotto i 60 euro, ma che comunque offre ottime caratteristiche e qualità. La cassa è in acciaio inox di 42 mm per 11 mm di spessore e un lug-to-lug di appena 48 mm. Un bellissimo quadrante blu con lancette Gladio, indici applicati con numeri arabi a ore 6, 9 e 12, mentre a ore 3 troviamo la data. Il movimento è un quarzo Migliota, la ghiera unidirezionale, corona e fondello a vite. Ha una resistenza all'acqua di ben 200 metri, la luminescenza su indici, lancette e il dot sull'inserto ghiera. Orologio, come dicevo, da usare per l'estate con spensieratezza e un prezzo in questo momento di soli 58 euro. Rimaniamo in Giappone con il Citizen Pro Master BN0100. In questo caso parliamo di un vero e proprio diver con certificato ISO 6425 e una resistenza all'acqua di 200 metri. La cassa è in acciaio inox di 44 mm e 12 di spessore. Il quadrante in questo caso nero mate è spettacolare, con la lancetta delle ore semischeletrata e quella dei minuti con bordi arancioni, tipica dei diver anni 70. Indici applicati con minuteria in rilievo che rende ancora più sportivo questo modello. Poi possiamo trovare la data a ore 3. La corona e il fondello ovviamente a vite, vetro minerale e ghiera unidirezionale con inserto ghiera in alluminio. Il movimento che dà vita a questo orologio funziona con la tecnologia EcoDrive, quindi si ricarica con la luce solare e ha una riserva di carica fino a 180 giorni. Luminescenza sulle sfere, indici e dot per un'ottima visibilità notturna. E un ottimo cinturino in gomma completa questo bellissimo modello, che ha un prezzo di 170 euro. Per il terzo orologio abbiamo scelto un Orient, ma questa volta è il Kano, che in questi giorni il prezzo sta subendo veramente ottimi ribassi. Una, secondo me, delle migliori scelte per l'estate, grazie a un ottimo prezzo ed è veramente delle ottime caratteristiche. La cassa in acciaio ha un diametro di 44 mm e 13 mm di spessore. Un quadrante bellissimo, con giorno e data ore 3, lancette Gladio con luminescenza. Luminescenza che troviamo anche sugli indici, in questo caso applicati. Ghiera unidirezionale e sia il fondello che la corona sono a vite e ha una resistenza all'acqua di ben 200 metri. Il movimento è automatico in-house con carica manuale e fermo macchina. Luminescenza sulle sfere, compresa quella dei secondi e indici, e questo modello si può acquistare su Amazon a solo 135 euro. E adesso spostiamoci dal Giappone per proporre uno Swiss Made, il Wenger Seaforth. Cassa in acciaio inox di 43 mm di diametro e 12 mm di spessore. Sicuramente il forte di questo modello è un quadrante ricco nei dettagli. Un quadrante nero con parte centrale decorata con delle linee orizzontali
mentre la parte esterna liscia, con indici applicati sovrapposti sulle due parti, creando un design sportivo e nello stesso tempo aggressivo. Lancetta, siringa per le ore e una rossa dei secondi, che fa gioco con il colore del logo a ore 12. Data ore 3, vetro in zaffiro antigraffio e il movimento che dà vita a questo modello è un quarzo svizzero ronda. Fondello e corona vite, resistenza all'acqua di 200 metri, ghiera unidirezionale e luminescenza su lancette indici e dot. Il bracciale in acciaio inox e il prezzo di questo Swiss Made è di 159 euro. È finito il momento di giocare facile con Giappone e Svizzera, questa volta vi presentiamo un brand canadese, il Momentum. Un brand giovane fondato nel 1980 a Montreal e che propone modelli molto interessanti su diverse fasce di prezzo. E per quella che interessa a noi per questa classifica vi proponiamo il Momentum Torpedo Pro. Quando lo guardi nei dettagli sicuramente alcuni fanno venire in mente l'iconico SKX o il ProMaster, ma proprio questo mix tra differenti orologi lo rende comunque a suo modo originale. Cassa in acciaio inox da 43 mm, spessore di 12 mm, ha una resistenza all'acqua di 200 metri, fondello a vite così come per la corona, corona di cui il grip non dovrebbe essere assolutamente un problema visto le dimensioni, movimento al quarzo e cinturino in gomma. È un orologio veramente interessante per chi vuole uscire dai soliti brand, ma comunque portare al polso un ottimo muletto. Il prezzo del Torpedo Pro è di 160 euro circa su Amazon. Torniamo in Europa, ma questa volta in Germania, con il brand Chris Benz. Partiamo subito con la cassa, che è di appena 39 mm e lo spessore di 11 mm. Ovviamente il tutto in acciaio inox. Il movimento al quarzo ha un inserto ghiera in alluminio, ghiera unidirezionale, vetro in zaffiro e ha una resistenza all'acqua di 200 metri. Corona e fondello a vite e un'ottima luminescenza su indici, lancette e dot. E per chi trova interessante questo modello ricordo che si trovano anche automatici su 250 euro. Mentre al quarzo con quadrante blu o nero si trovano tra i 180 e i 200 euro. E per concludere questo top restiamo in Italia con il Lorenz Professional GMT 300MT. Stiamo parlando di un orologio con 40 mm di diametro, cassa e bracciale in acciaio inox, movimento ronda al quarzo, resistente all'acqua fino a 300 metri, funzione GMT con una bellissima lancetta a freccia arancione che dona sportività a questo modello e che fa un gradevole contrasto sul quadrante blu in abbinamento alla scritta Professional a ore 6. Data con lente ciclope e ghiera con le 24 ore per il secondo fuso orario. Un design veramente ottimo e stiamo parlando di un 300 metri GMT con un prezzo di 179 euro. Per chi lo preferisce c'è anche con la cassa in PVD nera e costa 30 euro in più, praticamente 210 euro. Ok amici, spero che il video vi sia piaciuto. Ci sono ovviamente brand che è impossibile, anche se con altre referenze, non menzionarli, però spero che vi sia piaciuto anche quello tipo riguardante il Momentum o il Chris Benz, che per stare su una cifra di 180 euro abbiamo proposto comunque modelli che sono al quarzo e comunque so che ad alcuni possono non piacere. Però se a qualcuno di voi può piacere il design ma vuole un automatico, vi consiglio di entrare nella pagina di questi due brand perché hanno degli orologi veramente belli e molto interessanti. Niente, questo è tutto amici, spero che il video vi sia piaciuto e se siete arrivati fino a qui per favore un mi piace e niente, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, ciao!